Con l'arrivo dell'estate e del caldo, spesso ci accade di avvertire una fastidiosa sensazione di gonfiore alle gambe, dovuta al rallentamento della circolazione sanguigna. Il caldo però non è l'unica causa di una cattiva circolazione, in quanto anche una giornata in cui stiamo fermi, in piedi oppure seduti o con abiti o scarpe troppo strette, possono causare pesantezza, formicolii oppure capillari evidenti e fragili. Le gambe gonfie e pesanti, oltre ad essere un inestetismo, possono anche causare dolore. Il gonfiore delle gambe, dei piedi e delle caviglie è dovuto ad un microcircolo insufficiente. In parole povere, i vasi fanno fatica a far fluire il sangue e la linfa verso l'alto e questo provoca un loro accumulo negli arti inferiori a causa della forza di gravità. Quindi la prima cosa da fare in caso di gambe gonfie è bere molta acqua e se si svolge un lavoro sedentario cercare di fare pause e camminare oppure evitare indumenti o scarpe troppo strette. Ma ritornando al primo accorgimento di bere acqua, dobbiamo dire che questa da sola non basta, perché ci vogliono anche i nutritivi persi per ripristinare lo squilibrio causato dalla perdita dei liquidi a causa del caldo. Per fortuna, anche in questo caso, abbiamo dei rimedi fitoterapici che possono farci dire addio alle gambe gonfie, in particolare grazie alla tintura di vite rossa, di ippocastano e di meliloto. Quindi ricchissima di preziose sostanze che migliorano la circolazione e riducono la fragilità dei capillari che tonificano le vene, la vite rossa è un eccellente drenante e anche un potente decongestionante sia dei vasi venosi che di quelli linfatici. Studi clinici infatti hanno dimostrato che favorisce una regolare funzionalità del microcircolo alleviando la sensazione di pesantezza alle gambe e contribuisce ad una regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Poi, come abbiamo detto, altro incredibile alleato per riattivare la circolazione è l'ippocastano, che è una delle piante più note per la salute delle vene e per i disturbi circolatori. Queste proprietà sono dovute alla grande quantità di componenti come una miscela di saponine, detta escina, che agiscono su vene e capillari aumentandone la resistenza e l'elasticità, e principi attivi che hanno azione astringente e regolarizzano la circolazione dei liquidi. L'escina inoltre riduce la tendenza al gonfiore e alla pesantezza, soprattutto degli arti inferiori. Possiamo insomma dire che numerosi anche qui sono gli studi scientifici che hanno dimostrato l'efficacia di questa pianta nel favorire la funzionalità del microcircolo. E infine, l'ultima tintura che viene consigliata per il benessere della circolazione è il meliloto, che contiene sostanze che favoriscono il drenaggio linfatico e dei liquidi corporei e promuovono una buona funzionalità della circolazione venosa e del microcircolo. Se avete dubbi o info da chiederci, potete come sempre scrivere nei commenti o contattarci. Non dimenticate anche di iscrivervi al nostro canale per ricevere tutti gli aggiornamenti sui prossimi video. Grazie e a presto!